Ragazzi e ragazze, salve e benvenuti in un nuovo episodio di Meltdown Television. Oggi riprenderemo una rubrica abbandonata per un po' in favore del calendario d'avvento delle birre, ma non vi preoccupate perché non ci siamo dimenticati di dare giustizia. No, non ci siamo dimenticati. Sigla. Allora, si parla sempre molto di giustizia ogni giorno ai telegiornali, cronaca nera, cronaca di tutti i colori. Noi però vogliamo parlare di giustizia in maniera più leggera. Quindi torniamo alla nostra e amata, e spero anche vostra, amata rubrica And Justice for All, dove andremo ad esaminare oggi un disco in particolare di una band a noi molto cara, e direi di iniziare subito. Anzi, prima mi dimentico sempre, pausa birra. Mi raccomando, dobbiamo prima presentare sempre la birra del giorno. Nel caso di noce non vado neanche a presentarla perché già sapete che cos'è. Nel mio caso invece vado con una sincera ed onesta Tuborg, una di quelle birre delle quali puoi berne anche 20, 30, 40, 50, non ti farà mai nulla. È davvero la birra ideale per, non lo so, le grandi bevute, le grigliate. È fresca, è leggera, è buona. Grande birra la Tuborg, e vattene, state zitto, state fermo. Bene, Bene, apriamo, cheers, salute. e iniziamo Io subito. qua ho già pronta la lista della Andiamo al spesa, sodo. così nessuno si perderà neanche una frociata che avrò da dire. Allora, inseriamo questo disco e questa band in un contesto geografico, o meglio, per meglio dire, storico-geografico ben preciso. Siamo all'inizio degli anni 90, nella Ruhrgebiet, ovvero questa zona estremamente industrializzata, questo polo industriale, della Germania. Stai bene? E nord-occidentale. Precisamente nel Land, la Renania-Westfalia, in questo polo industriale, dicevo, in cui i ragazzi, non solo, le persone sono costrette a vivere in un contesto non sempre molto felice, molto agevole e molto semplice, soprattutto negli anni 80, ovvero gli anni in cui si formò questa celebre band, e a seguire poi ci furono degli strascichi anche negli anni 90, in seguito poi anche alla riunificazione delle due Germanie. Comunque, giusto per figurarvi un attimo che tipo di ambientazione possa essere questa Ruhrgebiet, pensate a questi paesaggi estremamente desolanti, cementificati, in cui vivono crogiuoli. Ormai la Germania è un crogiuolo di popolazioni anch'essa, ma in particolare negli anni 80 la Ruhrgebiet era famosa per accogliere tutta una serie di genti e di popolazioni da svariate parti, non solo dell'Europa, soprattutto dell'Europa dell'Est, ma anche dal sud dell'Italia, tant'è che il frontman della band di cui andremo a parlare è originario di quella zona, o meglio, il padre del Sud America, e via discorrendo. Questa band fa parte poi di una ben più ampia scena che si andò formando, in particolare proprio in quella zona. Quindi era una zona che, per le condizioni che sono andata a descrivere prima, diciamo, era l'ideale per dare sfogo alle frustrazioni, alle ribellioni di questi ragazzi. Il disco però di cui parleremo oggi non è un disco di frustrazione e di ribellione, anzi, se vogliamo, è proprio il disco, uno dei primi dischi della maturità di questa band. Io continuo a dire di questa band questo disco e non vado al sodo e non dico il titolo, ma perché voglio lasciare l'onore di parlare per esteso il disco in questione al carissimo Noce. Quindi tu non dici un cazzo.
No, dirò dopo, prima bevo. Ah, ok. Saggia decisione. Speravo che parlassi tu per bere io. Ah, no. Ah, mi tocca, quindi. Devi sfruttare questo momento in cui io sorseggiavo perché dico, Tania parlerà per 6 ore. No, io ho inserito il contesto storico, geografico. Pensavo di godermi la serata bevendo, mi tocca parlare. Va bene, se non l'avete capito, il disco in questione è Renewal, The Creator, un album al quale sono molto molto legato. Perché vedi, per questo ti faccio parlare te. È parte della mia adolescenza. Quando uscì lo ascoltai parecchio. Conoscevo già i Creator ovviamente, mi piaceva tanto Come of Souls, che tuttora reputo il mio disco preferito dei Creator, ma conoscevo già Pleasure to Kill, insomma non era un gruppo nuovo per me. E quando uscì questo, ovviamente il primo ascolto rimasi un po' sbigottito, non era il genere che mi aspettavo, ma ci volle veramente poco per capire che si trattava di un capolavoro, almeno per me. Parole forti, una parola che non adopero molto spesso, capolavoro, anzi quasi mai, ma in questo caso l'adopero. Creator sono una delle mie band preferite, non so se lo sarebbero senza questo disco. Non dico che è il mio preferito, ma siamo al secondo posto e comunque se la gioca molto bene col primo posto, che è Come of Souls. Potremmo fare un bel ranking sui Creator. Sì, si potrebbe. Me lo segno. Perché secondo me, secondo noi, scusate, questo disco merita di apparire in questa rubrica Justice for All? Perché nonostante alla critica piacque e piace tuttora moltissimo, nelle riviste italiane ed europee l'album Renewal, rinnovamento, ricevette grandi elogi. Nessun critico parlò male di questo disco, anzi mi pare che Luca Signorelli di Metal Hammer disse che questo era il migliore disco dei Creator, lo inserì anche in una sorta di enciclopedia che pubblicò anni più avanti e lo etichettò appunto come il lavoro più rappresentativo dei Creator. Non sono d'accordo su questo termine rappresentativo, però alla critica, ai giornalisti, diciamo, agli scribacchini, scusate il termine ma mi piace dirlo, è una parola che mi è sempre piaciuta, il disco piace e piacque. Ai fan no, o almeno alla maggior parte no, non piace tuttora. Io conosco pochissima gente alla quale questo disco piace. È per questo che secondo me merita di comparire nella rubrica Justice for All, merita di ricevere giustizia, perché io sono stufo di sentir dire che il disco è brutto. Perché chi è che dice che il disco è brutto? Ovviamente i thrasher, perché questo disco non è thrash, e i metallari 80s, perché il disco non è metal anni 80. Però io non voglio convincere nessuno ad ascoltarlo o a farselo piacere. È ovvio che se qualcuno non piace Renewal o non piace il genere suonato in Renewal, non gli piacerà mai, ma non c'è veramente problema. Sono semplicemente stufo di sentirmi dire che il disco fa cagare quando... Per partito preso? Ma anche perché fa cagare molti che dicono che Renewal fa cagare, effettivamente a loro fa cagare. E ok, ci sta, però dal momento che YouTube mi offre questo spazio e io sono stufo di sentire parlare male di un disco che secondo me è grandioso, un'opera d'arte, ne approfitto per dargli giustizia e asserire che è un capolavoro. Spiegherò ovviamente anche il perché. Perché è un capolavoro? Perché è molto bello. No, allora... genere musicale, come ho detto, i Creator furono una thrash metal band negli anni 80. Negli anni 90 quante thrash metal band rimasero tali? Io credo neanche una, chi più chi meno cambiarono tutte. Poi adesso non so se in una sala prove di Calcutta una band senza contratto rimase thrash nel 91-92, sicuramente ce ne sono, ma io parlo di band conosciute, insomma, con un contratto discografico, professionisti, ecco. Anche Creator si rinnovarono. Rimase, ovviamente,
Adesso sembra, i detrattori di Renewal ne parlano come se in questo album ci fosse la musica di Emma Marrone o di Tiziano Ferro. Tu conosci Emma Marrone? La sento sempre dire, mi piace il cognome. Ma ti piace comunque il cognome? Sì, esatto. Ah, maledetto. No, comunque le basi sono thrash metal, non è un disco thrash metal. È inutile che sto qua a raccontarlo, non è un disco thrash metal, ma si sente che furono una band thrash metal. Ci sono ancora dentro canzoni che spaccano, insomma un brano come, che cazzo è, Europe After the Rain. Quello è, ti rovina il culo, quel disco. Discretamente. Quella canzone non sfigurerebbe in mezzo ad altri cavalli di battaglia del passato. No, magari riarrangiata. Per me è una questione tanto di arrangiamento. Sì, anche di produzione. Di produzione che non è una produzione trash. Mm. Io lo considero post-trash. Anche se post-trash, forse certi, alcuni intendono Pantera, Machine Head, post-trash, ma qua scadiamo veramente nelle classificazioni più becere. In ogni modo è una cosa dopo il trash, che mantiene le radici trash, aggiunge altre cose, io ci sento. Allora, molti dicono grunge, io metto un punto interrogativo sulla parola grunge. Sì, c'è qualcosa, ma non è quando sento dire Renewal e grunge. Insomma, è vero che c'è qualcosa, erano quelli gli anni, i suoni sporchi ci sono, ok, qualche ritmo di batteria, ma sicuramente non è la prima cosa che mi viene in mente. No. C'è qualcosa, è inutile, tutto, tutta la musica degli anni 90 è stata influenzata dal grunge, non c'è un cazzo da fare, dalla musica rock ovvio, non la musica classica. Tutta la musica rock ha avuto l'influenza di Seattle, anche questo un po', ma non è che genere è Renewal, grunge, no. Rifiuto, io ci sento un post-trash contaminato da industrial, quelle atmosfere industrial molto glaciali e un po' gothic, decadente, ecco, non gothic, non voglio che pensiate gothic, Sister of Mercy o così, forse li ascoltati, ma ecco, l'atmosfera è decadente, quindi la chiamo un'atmosfera gotica. Ferruginosa. Volevo dirlo dopo. No. Mi hai rubato l'aggettivo. No, l'aggettivo figo. Beh, taglia. No, non si bara. No, vabbè, scusa. Per molti questi non sono i veri creator. Ma basta! Allora, capisco questo punto di vista, se a dirmelo è un thrasher o un metallaro 80s, ma non sono assolutamente d'accordo. Questo è un disco molto sentito, fatto col cuore. Al quale Mille ha dedicato, ha prestato molta attenzione ai testi. Qui i creator volevano essere così, volevano suonare così e volevano essere questi. Questo non ci sto. Quelli che dicono non sono i veri creator, no, mi dispiace. Questi sono i veri creator dei primi anni 90. Così come ai tempi di Pleasure to Kill o di Terrible Certainty, quelli erano i veri creator di quegli anni. Questi sono i veri creator degli anni 90. Se proprio adesso mi tolgo un sassolino dalle scarpe, se proprio devo parlare di non veri creator, non parlo di finti creator, ma di non veri, io direi piuttosto gli ultimi. Ecco, quelli sì, gli ultimi quattro dischi in studio, secondo me, sono un compromesso tra loro, tra Mille e i fan. Si dice paraculo. Ok, ecco, quelli non sono i veri creator, ma questi sì. Questi sono i creator più veri, questo disco lo so, lo sento, io sono vibrazioni che percepisco. Queste sono canzoni fatte col cuore, molto, molto sentite, molto passionali e sincere. E anche spontanee, mi sembrano... Allora, non sto parlando male di Come of Souls, che è il mio disco preferito, però Come of Souls era un disco techno trash. E il personale TikTok trash non è che può improvvisare, devi insomma elaborare un po' la canzone, devi farti il culo non solo in sala prove, ma devi anche un po' studiartela, pensartela. E qua invece l'approccio fu completamente spontaneo, nel senso attacco una chitarra all'ampli e sono il primo riff figo che mi viene in mente e si sente. Questi sì sono i veri creator e me ne accorgo anche dal fatto che questo è il loro disco più negativo. I creator non sono mai stati un gruppo positivo, all'ascolto dei creator non mi suscita mai sensazioni positive. No? Perché... Non vorresti essere su un prato pieno di margheritine? No, ascoltando i creator, i creator, okay.
infondono sensazioni pessimistiche, negative, ma questo è il loro disco più negativo, secondo me. Trovi? Sì, negativo. Secondo me no. E dopo dirai la tua. Sì, sì, infatti. È per questo che lasci parlare me, per dire la mia, affinché dopo tu abbia tempo e spazio sì, per dire la tua. Va bene. Ti senti pronta? Sì. Vuoi un bacino? No. Ok. Mi deconcentri. Con l'amore. Sì, negativo, decadente, soffocante, ferrugginoso. Yeah. È proprio ferro e ruggine. Cioè, sembra di prendersi carbone. Sembra veramente di che ti infilino una vanga arrugginita nel culo. Carbone. E che ti prendi il tetano di arronico. Non è cattivo. Extreme Aggression era cattivo. Common Souls era cattivo. Questo sì, è cattivello, è birbante, ma è negativo, era proprio il segno meno davanti. E vorrei approfittare per dedicare un elogio a Ventor, che francamente nei primi dischi Ventor non sapeva suonare. Il batterista. Sì, il batterista, scusate. Non solo dal vivo, ma anche in studio. Il primo disco è pieno di errori. Quello, Ventor all'inizio carriera non sapeva suonare, ma negli anni 80 tutto sommato era normale imparare a suonare durante la carriera, perché era un genere musicale nuovo e non è che solo chi sapeva suonarlo bene faceva successo, arrivava alla notorietà. Molto spesso alla notorietà ci arrivava chi inventava un genere, non chi lo sapeva già suonare bene. Questo è il caso dei Creator. Ventor era scarsissimo alla batteria, ma complimenti alla tenacia, alla buona volontà e probabilmente anche al talento. Si è fatto il culo sullo strumento e i suoi miglioramenti e i suoi progressi si sono sentiti album dopo album, non solo in studio, anche dal vivo, fino ad arrivare a suonare un disco come Common Souls, che adesso non dico che sia ipertecnico, ma mai e poi mai, vedendo e ascoltando Ventor a inizio carriera, si poteva pensare che Ventor fosse riuscito a suonare in un disco come Common Souls, e anche dal vivo quelle canzoni le suona bene, le suona come devono essere suonate. Complimenti, ma arriviamo qua, perché qui questo disco non è molto tecnico come batteria, però essere un bravo batterista non vuol dire solo sapere eseguire passaggi difficili, vuol dire anche sapere adeguare il proprio stile a un certo genere musicale. Non è facile, soprattutto se sei autodidatta, soprattutto se hai sempre suonato e ascoltato solo una cosa. Ventor era arrivato a suonare benissimo il thrash metal, quello tecnico in doppia cassa, come va suonato il thrash metal. Qui non suona così, qui si rinnova appunto anche lui, prediligendo ritmi a cassa singola e con molto lavoro sui piatti. E, oppure ritmi molto freddi, molto sintetici, secchi come il genere richiede, e addirittura si cimenta nell'utilizzo di marchingegni elettronici. La traccia industrial strumentale è opera sua, ma anche Reality Brain Control, anche Brain Seed, sì. Quindi campionature. Non solo si rinnovò da un punto di vista articolare, ma anche da un punto di vista concettuale, cerebrale. Sì, si rinnovò talmente tanto che finì in clinica di riabilitazione. Sì, si rinnovò un po' troppo. Sì. No, poi ci fu il rinnovamento del fegato. Sì, ecco. Esatto. Quindi io ho finito. Non smetterò mai di elogiare questo disco e di dire quanto è bello. Se ce l'avete, l'avete ascoltato e non vi piace, non voglio farvi cambiare idea, rimanete la vostra opinione, ma se non l'avete mai ascoltato perché vi siete fatti influenzare da chi dice che i Creator dopo Come of Souls o con Come of Souls compreso fanno schifo, ragionate con la vostra testa, dategli una possibilità. Se poi non vi piace è lo stesso, non è che mi cambia qualcosa, l'importante è che piaccia a me. Vorrei sculacciare. Comunque mi piacerebbe anche conoscere, scambiare idee, commenti con gente alla quale questo disco piace. Non ne conosco molto, a dire il vero. Forse è solo il mio amico Medo. Sì, so che a lui piace molto. Anche lui coetaneo lo comprò quando uscì.
Vabbè, se mi ascolti, ciao, Medo, io ho finito, lascio parlare questa qua, appena conosciuta. Che tirata su. Sì. Allora, ok, il disco piace molto anche a me, però vorrei farti notare una cosa. Guardate il mio piede. Secondo me questo disco non è così negativo e pessimista. E probabilmente, vado un po' per ipotesi, una testimonianza di questo è il titolo stesso, cioè renewal, ricambio, rinnovamento. Questa mantide religiosa è una mantide religiosa, sì, in copertina è anche un po' un simbolo di questo rinnovamento, no? Cioè la mantide femmina che se magna il mantido uomo e ciao. Ah, dici che è per quello che mette le zampine dentro la mente del tipo? Per rinnovargli il cervello? Ma può essere. Beh, ha un significato simbolico, interpretabile comunque. Quello che non è interpretabile è il titolo. E questo mi fa pensare, poi anche i testi si possono interpretare, questo mi fa pensare che in realtà i Creator, è vero, sono sempre stati una band tendente al pessimistico, ma anche molto impegnata sul versante del messaggio sociale e del messaggio che fa riflettere. Purtroppo questa componente nei loro ultimi dischi, che comunque a me piacciono, Creator sono un gruppo che continua a piacermi, questa componente è andata via via sparendo dai dischi paraculo, cioè se non Violent Revolution, quello dopo, adesso non ricordo perché non sto sempre lì a leggere tutti i testi dei Creator. E mentre qui immagino che la componente appunto sociale delle liriche sia molto presente. Oltretutto il disco uscì nel 92. Sì. Sì, nel 92. Quindi diciamo che la Germania era ancora abbastanza fresca dalla riunificazione, no? Quindi magari ci vedo anche un po' una sorta di tributo, di messaggio di speranza e di lungimiranza verso questo paese riunificato dopo tanti decenni, no? La canzone Europe After the Rain non credo che parli di previsioni meteorologiche sull'Europa, di depressione sul Pacifico, scusate, sull'Atlantico, eccetera. Per cui non lo trovo un disco pessimistico. Allora, questo, fra l'altro, fa parte della schiera dei quattro strani dei Creator, cioè in serie i quattro dischi vengono considerati merda dal fan medio dei Creator o dai Thrasher, ma che in realtà a me piacciono molto e anche a Noce. E i dischi strani sono appunto Renewal, Cause for Conflict, Outcast e Endorama. Forse appunto fra questi quattro, secondo me, è il meno negativo. Anche perché nel 92 i Creator comunque raggiunsero sia la maturità artistica, ok, la raggiunsero forse con Coma of Souls, però con Renewal raggiunsero sia quella artistica che quella magari in qualità di esseri umani su questa terra, forse, no? E quindi questa cosa li portò ad avere una consapevolezza più matura, a non essere più così incazzati con il mondo, con il contesto in cui erano costretti a vivere, con le loro origini. E a voler scioccare, no, l'approccio fu più riflessivo. Per questo io non ci vedo dell'ottimismo, non perché io sia una persona ottimista, ma ce lo sento. Prego, chiedo la parola. Adesso si sta aprendo un dibattito, esatto, politico senza precedenti, perché io ho sempre considerato Endorama il disco positivo e speranzoso dei Creator. Premesso, no, che non anche non quello... ho detto che sia negativo Endorama, infatti. No, hai detto che dei quattro dischi anni 90 questo è il negativo. Meno. No, sì. Secondo me è Endorama. Però non ho detto che Endorama è quello più negativo. No, secondo ma me ma ci arriveremo magari in un altro secondo video. Me Endorama è il più positivo. Può essere, secondo me no. Però può essere, va a sensazioni. Poi chissà, certo, cosa girava nella mente di Mille e Company all'epoca. Però io mi sento di dire questa cosa qua anche alla luce appunto dei recenti di 3 anni prima, ma Coma of Souls credo che sia uscito, adesso il muro di Berlino è caduto nel novembre del 89, non so quando sia uscito Coma of Souls, in io che mese so. Che mese era? Ho comprato il disco e poi sono andato al cinema a vedere Rocky 5 col disco in tasca.
Fantastico. Che accoppiata, cioè, eh? Veramente. Tipo mio padre che andava in ovunque con la domenica con la radiolina, con le partite. Io non ho ascoltato i Creator durante la proiezione del film. No, Jurassic Park mi ricordo ancora. Ok. Stiamo divagando? Sì, ecco. Quindi che mese era? Io non lo so, volevo solo raccontare l'aneddoto. No, che mese era? Io voglio sapere il mese. So. L'anno lo so anch'io, era il 90. Però non so il mese. Vabbè, non c'è scritto neanche sul CD. In ogni caso, non lo so. In ogni caso, magari, voglio dire, le tematiche non erano ancora... Cioè, era intercorso troppo tempo fra la caduta del muro e l'uscita di Common Souls, per cui magari si dedicarono di più a quell'argomento lì. Nel 92, dove, fra l'altro, effettivamente, pensaci bene, nel 91 cade pure l'Unione Sovietica. Adesso stiamo un po' divagando, sì. Però stiamo riflettendo a voce alta. Cade pure l'Unione Sovietica. Quindi magari anche quello contribuì alla genesi di questo disco. Dunque fu un avvenimento di impatto mondiale e conosciamo benissimo le simpatie e la passione anche verso le tematiche politiche di Mille Petrozza. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Sì. Vero? Sì. La birra sta finendo. La birra sta finendo. E anche noi siamo finiti, mi sa. Sì. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di un'altra fantastica rubrica, non vi anticipiamo quale, ma state connessi e fateci sapere se conoscete questo disco, se lo conoscete lo apprezzate, se lo conoscete vi fa schifo, se non lo conoscete e dite che fa schifo perché siete pieni di preconcetti e parlate come i pappagalli o altro. Va bene? Ciao! Ciao!